Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretio Acquesio. I pendolari hanno ragione quando si sentono snobbati dalla regione sulla questione del rinnovo del contratto di servizio, di cui si sono perse le tracce in attesa della fine della campagna elettorale. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Raffaele Nevi. Il consigliere riferisce una nota della regione, si domanda poi cosa si può pretendere da una giunta che aveva promesso di approvare il piano dei trasporti 2 anni fa e non è stata capace di trasmetterlo in tempo utile prima che finisse la legislatura. Questo, commenta Nevi, è il classico esempio di una gestione che se ne infischia dei problemi reali che i pendolari incontrano tutti i giorni, di cui da anni si parla, ma senza mai sbattere un po' i pugni sul tavolo e pretendere un servizio di qualità. I problemi sono tutti ancora sul tavolo: il miglioramento delle carrozze anche attraverso l'organizzazione di una manutenzione leggera fatta magari nelle officine di Foligno, la pulizia interna alle carrozze, la puntualità dei treni, la definizione di accordi con le regioni confinanti per bilanciare meglio i costi dei servizi interregionali, la trasparenza nella gestione dei fondi ricavati dal pagamento delle penalità pagate da Trenitalia, la definizione di nuove linee in occasione dei grandi eventi come Expo 2015 e il Giubileo. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i giovani, una delle principali cause di invalidità con conseguenze fisiche, cui si associano dolorose conseguenze psicologiche. È su queste che vogliamo intervenire, creando un percorso protetto post-trauma attraverso l'attivazione di una risposta di consulenza e supporto psicologico per vittime e familiari. L'assessore regionale alla sicurezza stradale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria sintetizza così gli obiettivi della convenzione che verrà sottoscritta tra Regione Umbria e le unità sanitarie Umbria 1 e 2. L'obiettivo, riferisce una nota della Regione, è l'attuazione di un progetto pilota di assistenza psicologica nei centri principali per la gestione dei poli traumatizzati e quindi nei poli ospedalieri di Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno. Lo schema di convenzione, su proposta dell'assessore Vinti, è stato approvato dalla Giunta regionale. Si è tenuta nel comune di Todi la conferenza stampa di presentazione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2016-2017, avanzata dai comuni di Orvieto e Todi al MIBAC. Presenti i sindaci di Todi ed Orvieto, Carlo Rossini e Giuseppe Germani, l'assessore alla cultura di Orvieto Vincenzina Anna Maria Martino e lo staff tecnico dei due enti che ha lavorato al progetto. Orvieto e Todi, tra antichi campanili e nuovi ponti culturali, è questo il titolo del progetto riassunto in 40 cartelle oltre agli elaborati tecnici. Un progetto che si fonda sui seguenti aspetti: l'Umbria conserva intatto un patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico di indubbio valore. Le sue città e i suoi comuni, spesso meta di turisti e visitatori, hanno vissuto per lungo tempo all'ombra di campanili che hanno generato identità forti, tratti profondi che rendono ogni luogo unico. La Regione Umbria ha avviato da tempo un programma di valorizzazione ed integrazione dell'intero territorio regionale. Il progetto che Orvieto e Todi intendono promuovere si inserisce in questo lavoro, superando antichi campanili e iniziando a costruire i ponti culturali tra le città. Orvieto e Todi sono luoghi simbolo dell'Umbria. A meno di 50 km l'una dall'altro, la Rupe Orvietana e il Colle d'Uterte connotano il panorama paesaggistico e storico-artistico della regione e sono tra gli skyline più riconoscibili e famosi nel mondo. Non si spegne ancora l'ego della vittoria colta dalla Zambelli Orvieto nella Coppa Italia di Serie B1 femminile, un successo che ha visto per la prima volta una squadra umbra salire sul gradino più alto del podio. Al termine di una Final Four di altissimo livello sono stati i colori bianco-verdi a prevalere. Il collettivo del tecnico Marco Cobbini ha concluso il periodo di lavori forzati trovando un'affermazione di grande prestigio. Quello vinto sabato 4 aprile è un trofeo che va ad aggiudicarsi alla bacheca del club rupestre, che ha potuto festeggiare davanti al proprio pubblico in un impianto sportivo che ha registrato un record di presenze sugli spalti e il tutto esaurito per la finalissima. Ad analizzare a mente fredda gli eventi il presidente Zambelli: credo che il nostro successo nella Final Four organizzate in casa al Palapapini sia il coronamento fantastico di uno sforzo organizzativo cominciato un mese fa dal punto di vista logistico e a settembre dal punto di vista tecnico-sportivo. Quando ci siamo iscritti alla Coppa Italia avevamo l'obiettivo di utilizzare il torneo come preparazione per il campionato, poi il campo ha voluto che la competizione diventasse strada facendo il traguardo prioritario, visto il ritardo in classifica accumulato in campionato. Chiaro che la mia decisione di provare ad organizzare la fase finale in casa è stato un tentativo di aumentare la possibilità di vittoria del mio team, sfruttando il fattore campo. Ringrazio coach Cobbini, conclude il presidente, lo staff tecnico e tutte le ragazze per il prestigioso trofeo che hanno regalato la nostra città e ringrazio ovviamente tutto lo staff organizzativo della società sportiva per l'impegno che ha messo nell'organizzazione della manifestazione. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura
della redazione di Arezzo Acquae, torna puntuale tra un'ora.